In questo senso il provvedimento del governo ha avuto, diciamo, soprattutto l'osservazione sul fatto che è una misura minima, veramente minima. A parte che i problemi del governo non si riescono a capire perché ogni giorno spunta uno, spostiamo, facciamo, vediamo. Sembra veramente raschiare il fondo del barile, no? Per cui un giorno ti tolgo l'IVA per 3 mesi, non l'aumento, però allora ti aumento l'acconto. Mi ha fatto molto ridere leggere che il rimandare l'aumento dell'IVA verrà finanziato introducendo un acconto sull'IRES del 101%, cioè un acconto più alto della cifra che devo pagare. Sì. Come si fa a pagare un acconto che è più della cifra? Vuol dire che poi al saldo mi danno dei soldi indietro? Non l'ho capita questa cosa. Questa Cioè cosa l'acconto del qui. 101% vuol dire che siamo veramente Infatti, purtroppo E sì. quindi insomma veramente se capisco, cioè, è anche difficile poi valutare perché a seconda del giorno, di come si svegliano al mattino, alla sera, con che piede scendono dal letto, cambiano anche le proposte che leggi sui giornali, no? Per cui questa cosa appunto del lavoro giovanile appunto mi sembra interessante come possibile assistenza a una parte di giovani che sono particolarmente in difficoltà e non riusciranno a trovare lavoro. Non mi sembra una misura per far ripartire l'economia, perché comunque appunto mi sembra una cosa che va a dare un po' di soldi a persone che comunque non hanno grandi qualifiche, non hanno grandi speranze di trovare lavoro ed è anche giusto occuparsene. Però non è la misura che porta invece nuove aziende, nuova crescita, nuovi posti di lavoro, perché è una misura di Non è una misura assistenza. strutturale, No, non sembra una roba cioè di proprio crescita. Ma di. poi cioè, per far ripartire questo paese bisogna cambiarlo radicalmente, nel senso che cioè, io ho degli amici per esempio che sono appena andati in Olanda. E hanno aperto un'azienda, ci ha messo 2 ore a aprire un'azienda in Olanda. Da noi, se uno vuole aprire un'azienda, ci mette dei giorni che paga. In Olanda è gratis, non si paga niente per aprire un'azienda, neanche forse 10 euro di tassa, mi hanno detto. Ecco. Purtroppo E sono così. queste anche le cose che fanno differenza Sì. poi sull'economia. Grazie.